Vitto Family, ho ricevuto questo pacco da un ammiratore anonimo. Già, chissà da chi. Il problema è che Vera dice che c'è qualcosa che non va. Secondo me è una trappola. Ma noi l'apriamo lo stesso. Cosa? E uno, e due, e tre. Vitto Family, prima che iniziamo il video ho deciso che metterò il cuoricino a tutti quanti i commenti di questo filmato. Quindi sbizzarritevi, scrivete quello che volete, io metterò il cuoricino a tutti. Ciao a tutti. Dicevo, ciao a tutti Vitto Family, io sono Vittorio e Vera sta di là dormendo. Indovinate a che cosa ho pensato? Lasciarla dormire. No, siccome ogni volta Vera mi sveglia la mattina dicendo buongiorno Vittorio. Buongiorno Vittorio. Buongiorno. Io ho fatto la voce di Vera prima. Ecco, siccome tutto questo, adesso Vitto Family è giunto il momento di vendicarci. Ah, e mettete mi piace e iscrivetevi al canale se anche voi avete fatto uno scherzo a un vostro amico. So che l'avete fatto, io c'ero quel giorno, vi ho visto. Perciò mettete mi piace e iscrivetevi. Dai, ci vogliono 2 secondi. Fatto? Bravo, andiamo. Quindi eccola lì in fondo. È tutta questione di silenzio, basta avvicinarsi lentamente senza farsi sentire. Ciao Vittorio, perché stavi camminando lentamente con una voce strana? Vittorio, ci sei? Oh, bella giornata oggi, vero Vera? Guarda, c'è un sole che splende. Ma quella è la luce. Ah già, che stupido. Non è che per caso volevi farmi uno scherzo? Ecco, io... Oh, una palla! Sì, secondo te io ci casco, ma per... Cosa, una palla? Dove? Vieni qua! Perfetto, così adesso non potrei entrare. Vitto Family, per chi non lo sapesse, nello scorso episodio abbiamo trovato questa pietra che è caduta da un meteorite. Se non avete visto l'episodio, potete vederlo cliccando qua in alto a sinistra. Veramente in alto a destra? No, Vera, questo è destra e questo è sinistra. Vera, cosa ci fai qua? Avevo chiuso la porta. Ho i miei trucchi. Non è possibile, hai attraversato questa porta da sola. Vittorio, in realtà io sono una strega. Vera è una strega. Ti è piaciuta? Ok, però adesso... Strega! Ma che cosa, Vittorio? Sono entrata dal balcone, tranquillo. Vedi, girati, è aperto. Oh, il balcone! Non ci posso credere che tu ci abbia creduto. Ma quando vai, Vera, stavo solo scherzando. Non ho creduto neanche per un secondo che tu fossi una strega. Bisognerebbe essere degli idioti stratosferici. E allora perché hai preso quel fucile e quel cappello? Cappello, fucile? Quale fucile? Non so proprio di che cosa tu stia parlando. Ah, quelli che hai appena messo nell'immondizia. Tornando a noi, Vitto Family, secondo voi cos'è questa strana pietra che è venuta dallo spazio? Servirà a qualcosa? Non lo so cosa sia, ma secondo me è meglio che stia qua al sicuro. Già, Vitto Family, sarebbe davvero un disastro se finisse delle mani sbagliate. Con il potere di quella pietra potrei chiamare tutti gli alieni dell'universo e dominare il mondo! Deve essere mia a tutti i costi. Attivare la Ragosta Robot. E noi la proteggeremo al costo della nostra stessa vita. Sì, dovranno passare sul mio corpo. Ben detto, Vera. E adesso Vera facciamo... Vera? Oh beh, se le cose stanno così... Buono il pavimento, ma che ore sono? No, sono al bar, nonnina. Vittorio, la pietra! Ah, chi sono? Sono sveglio, signore! 50 flessioni, sì, subito! Ma che cosa stai facendo? Vera, la pietra sta ancora qua! Meno male, abbiamo rischiato di brutto! E siccome dobbiamo custodirla, Vitto Family, lasciamola qua proprio sopra al tavolo, di fronte agli occhi di tutti quanti, e andiamo a farci lo spuntino! Vittorio? Dimmi, Vera. Credi che sia davvero una buona idea lasciarla da sola là sopra al tavolo? Chi vuole i biscotti? Io voglio i biscotti! Sì, cioccolato! Sì, e vai via libera! Adesso la pietra sarà mia! Dov'è il cioccolato? Dov'è il cioccolato? Qui non c'è! Neanche qua! No, no! Non è possibile! Ma che stai facendo, Vittorio? Beh, non adesso! Qua c'è un'emergenza! Non c'è più cioccolato! Volevo solo dirti che quello è l'armadio, non il frigorifero. Oh! Già, a volte, ecco, la fame gioca brutti scherzi, voglio dire. Beh, nel frigorifero sicuramente ci sarà qualcosa. No! Beh, è veramente finito il cibo, non c'è più niente.
La pietra sta per essere mia! Vieni qua! Vitto Family, sto iniziando ad avere le prime allucinazioni da cibo. Per un secondo mi è passo di vedere che l'aragosta si muovesse da sola. Che cosa? No, non adesso. Ehi, aspetta un attimo, aragosta, ma lo sai che hai davvero un aspetto molto appetitoso? No, che cosa devi saltare in mente, idiota? Miam, miam, miam. No, no, tu non lo fai. Affonda, affonda. Che cosa? No. No, Vittorio, ho controllato ovunque, la cioccolata è finita e... Ma che cavolo stai facendo? Fa schifo! No, vera, stavo soltanto cercando di pulirla, sai, un po' come fai tu con la saliva, così adesso è bella fresca e nuova. Ecco a te, tieni. Maledizione, la telecamera si è rotta! È il momento di passare al piano B con il pacco regalo. Vittorio, ma hai sentito anche tu piano B? Lato B? No, piano B! Ah, no, nessuno, perché? Vera, forse è arrivata la pizza! Sì, mi stavo morendo di fame, non ce la facevo più, andiamo subito! Pizza, che cosa? No, aspetta un attimo, Vittorio! Pizza, 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 pizza! Ragazzi, questo è un fuori onda, mentre stavo dicendo pizza, 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 vicino alla porta c'era la mia vicina di casa che ha detto, ma Vittorio è impazzito! Vittorio, chiedi prima chi è, no? Sì, tranquilla, Vera! Bravo, almeno tu hai un po'... Sì, siamo al primo piano, l'apro subito! Ecco fatto! Come non detto! Vera, è arrivata! Vittorio, non so perché, ma ho un bruttissimo presentimento! Apriamo! No, Vittorio, non aprire! Perché no? Perché, ecco, sei ancora in pigiama e faresti una brutta figura! Mi sa che hai ragione, Vera! Beh, ormai sarà andato via, quindi... Ecco fatto! Ma come diavolo hai fatto a vestirti così veloce? Salve, dov'è la mia pizza? Vittorio? Che c'è, Vera? Sei invidiosa che una pizza e tu no? No, non c'è nessuno là fuori! Ma che cosa? Com'è possibile? Questa è una truffa! Chiederò al mio legale di fare causa a questa pizzeria! Ho pagato tutti questi soldi per una pizza e non mi hanno portato niente, Ma tu non hai ordinato una pizza! Ah, già! E poi là fuori c'è un regalo! Cosa? Vittorio, non lo prendere perché secondo... Musica! Ma che cosa? Da dove viene questa musica? Non che... Oh. E tu chi diavolo sei? Oh, scusatemi, io adesso me ne vado. Tanti auguri a me. No, dove è finita la musica, Vera? Stai sempre a rovinare tutto. Vittorio, ma chi era quello che stava suonando? Ah, no, quello era solo Ernesto, poi lo conoscerai. Chi? Vera, oggi è il mio compleanno e tu te ne sei dimenticata. Com'è potuto, Vera? Pensavo fossimo migliori amici. Ma... Mentre qualcuno invece si è ricordato che oggi era la mia festa di compleanno. Sì, ma c'è un problema. Che c'è, Vera? Ecco, Vittorio, oggi non è il tuo compleanno, è a dicembre. E non è proprio qui che ti sbagli, perché oggi è la mia festa di non compleanno e tu te ne sei dimenticata comunque. E hai detto, Family, apriamo il regalo. Ah, Vera, un tipo che si chiama Anonimo, che non ho mai conosciuto prima, ci ha inviato questo pacco, è stato molto gentile. Vittorio, secondo me forse... Qui c'è anche il tuo nome, Vera. Ah, perché anche, giustamente, anche la tua festa di non compleanno. Vittorio, ma ragioniamo da persone civili, secondo me forse non dovremmo farlo. Guarda un pesce! Pesce, vieni qua! Come fanno a essere così squisiti questi pesci? Pesci pupazzo! Ah, questo squalo lo adoro a tutti i costi miei! Perché questa è la magia dello squalo giocattolo del marinaio Vittorio! Non siamo responsabili degli effetti collaterali che potrebbe avere sui vostri cani. Per favore, leggere il foglio illustrativo. Ehi, aspetta, ma dove sono le forbici? Così non posso aprirlo! Ah ah, le ho nascoste! E adesso come farà? Ma cosa? Ecco, era Roberto! Come ho detto, sapevo che sarebbe finita così. Vera, ma qua dentro non c'è niente a parte questa nuvola. Vittorio, mi sa che questo qua è un gas soporifero. Oh, guarda, Vera, c'è una scimmia laggiù. Sono troppo impegnata a vedere i biscotti. Un caffè mezzo decaffeinato è uguale a...
Finalmente adesso i miei assistenti andranno a rapire Vero e Vittorio. E voi, Vic Family, non potete fare niente. E volete rivederli? Dovrete iscrivervi al canale cliccando sopra la faccia di Vittorio qua a destra. Ma tanto non riuscirete mai a salvarli. Non dovevo dirlo. Ciao.